Ancora una volta, ciao ragazzi, benvenuti su Loadout. Che cacchio è Loadout? Molti di voi probabilmente lo conoscono, perché è un gioco che è stato in beta per un periodo parecchio lungo, probabilmente un annetto ormai. È un gioco parecchio rivoluzionario anche, perché riporta un po' in vigore quelli che erano gli sparatutto arena, alla Quake, alla Unreal Tournament, per qualcuno di voi sicuramente saranno nomi conosciuti. È stato in beta per parecchio tempo, ma ormai il 31 gennaio verrà rilasciato ufficialmente. Sta su Steam e costa, ora come ora, 8 euro e qualcosa. Ve lo voglio far vedere perché ha una particolarità, ha più di una particolarità. È uno sparatutto a progressione, cioè si fanno i livelli, si sbloccano nuove cose, potenziamenti per le armi, eccetera. Ma la sua grande particolarità è il fatto che le armi siano completamente personalizzabili. Vi faccio vedere qualcosa. Quest'arma l'ho creata io. Ho scelto di utilizzare un'arma a raggio, avrei potuto prendere un altro di questi tipi. E al suo interno ho potuto scegliere di acquistare queste parti. Ovviamente, ancora essendo io all'inizio, non ho potuto creare un'arma proprio come la volevo fare. Però ho comprato qualcosa, ho preso un raffreddamento migliore di quello di base, ho preso delle canne Gatling e ho preso anche il tipo di proiettile, che non è un proiettile ma è Tesla, quindi elettrico. Ora, un'altra cosa molto carina è il fatto che si possano personalizzare i personaggi. I personaggi sono di base tre. Ora vi faccio vedere. Sono questi tre: il tizio qua, il ciccione barboso e la cicciona orribile, tristissima. Oh mio Dio, Helga. Beh, in ogni caso, quello che ho personalizzato io è quello che avete visto prima. Però si possono scegliere una varietà di oggetti per tutte le categorie. Vedete, capelli, barba, bandana, giacche. Insomma, di tutto. Quello che purtroppo mi piace un po' meno è il fatto che sia a pagamento, cioè voi questi crediti qua dovete pagarli con soldi reali. Tuttavia, non demoralizziamoci, perché tuttavia, quando comprate il gioco, vi vengono dati 6.000, mi pare, o anche di più, dipende da... Comunque, se lo pagate 8 euro vi danno 6.000 crediti, che voi potete usare per acquistarvi qualcosa. Quindi, comunque, un personaggio personalizzato riuscite a farlo. Ora, andiamo subito a combattere in una partita e vediamo un po' che succede. Cerchiamo la partita. Di solito non ci mette per niente tanto. Io ho fatto un paio di partite, non tanto. Eccola qua, infatti, già trovata. Ho fatto un paio di partite. Non ho tanto capito bene le modalità, non ho tanto capito come si gioca, perché ovviamente ancora non conosco tanto. Non conosco tanto il gioco. Però comunque vada, nell'ultima partita che ho giocato mi sono comportato anche bene, ho fatto un buon punteggio, quindi ma speriamo, vediamo un po' come va. La partita sta per iniziare, eccoci qua. Ok, voglio farvi vedere un po' di che cosa si tratta, perché anche in questo caso, come nel gioco Next Car Game, ritengo che sia un gioco di valore, quindi mi piacerebbe che molte persone ci giocassero, perché in questa maniera il gioco diventerebbe sempre più conosciuto, sempre più ben sviluppato e mantenuto. Ok, avete visto lì, eccolo là, questo è il mio personaggio. Si parte tutti qua così appiccicati, e quello che succede ovviamente è che appena lascia la partita ci si scorna un po' in questa maniera e si muore come dei cani. Va bene, in questa partita in particolare dobbiamo, mi pare, non ho capito bene, però dobbiamo ucciderci a vicenda? Mi sembra che sia un deathmatch. Quello che ho giocato prima non lo era. Quello che ho giocato prima era... Oh mio Dio Cristo! Come vedete, trova i nemici, uccide i nemici e raccogli il loro plutonium. Ah, ok, quindi si ottengono dei punti raccogliendo questo schifo che viene droppato dai nemici. Uè, preso. Ho fregato. Mi sono fregato la roba di un altro e mi ha dato una specie da achievement. Madonna, aiuto! Aiuto! Signorine! Fuggi, madonna! Il gioco non ha dei requisiti grafici troppo alti, quindi lo consiglio anche a chi non ha un computer troppo potente. Io direi che come pesantezza, oddio, non dico che sia come Team Fortress 2, però poca differenza, poca differenza, è così leggero. Io sto facendo uno schifo assurdo, però questa è una cosa bellissima. Quando muore, non so se ci avete fatto caso, ma tira su il dito medio in segno di disprezzo per chi l'ha ammazzato. Simpatico. La mia arma prima sparava, madonna, oh, l'ho ammazzato. Prima sparavo una specie di striscia, non so se ci avete fatto caso, ma il mio personaggio ora deficita di un braccio.
prima sparava una striscia tipo bruciante, ora spara una striscia fulminea. Quindi questo significa che l'upgrade dà anche una modifica grafica al personaggio, all'arma, ecco. Oltre che ovviamente al danno, al tipo di danno che viene fatto. Un'altra cosa carina che vi voglio dire è che voi potete raccogliere da terra le armi delle persone che sono morte. Cristo Dio! Cazzo! Fuga! Fuga a nascondersi! Madonna, sono mezzo morto. Via, 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 via. Potete raccogliere. Mi manca tutta la schiena! Oddio, sono a buchi! Vabbè, mi ha messo fine alle sofferenze quello là. È stato gentile. Quindi potete raccogliere le armi degli altri e gli altri possono raccogliere la vostra. In questo modo, insomma, c'è tanta varietà. Se voi avete un'arma poco potente, però insieme a voi in partita c'è uno che ha un'arma bestiale, tipo questo figlio di puttana, che ha la mia di prima, voi potete raccoglierla e quindi diventate più potenti automaticamente. Avendo un'arma più forte, siete più forti pure voi. Io intanto sto cercando di ammazzare qualcuno, però non ho tanto successo. E ora non so, mio Dio, una granata. Oh, ho ammazzato qualcuno. Ah, bastardo. Vaffanculo. Porca puttana però, comunque. Io ho questo commento da fare. Porca puttana, comunque. Voglio ammazzare. Qua c'è del... No, basta, volevo fregare. Che cos'è qua? Raccogli quest'arma. Bellissimo. Questa è un'arma da proiettili. Vedete, è l'arma di questo tipo. Oh! E credo che faccia un po' schifo perché l'ha lasciata. Però no, fa anche maluccio. Fa maluccio. Purtroppo mi hanno ammazzato comunque, però fa maluccio. Che altro dirvi? Io vi voglio far vedere più che altro un po' come fu. Fortissimo. Non ho bestemmiato. La taglierò. È difficile riuscire a gestirsi la situazione perché. Oh, non l'ho ammazzato, però sono stato bravo. Non capisco come funziona la carica delle armi a raggio. Probabilmente si surriscaldano. Infatti per quello c'è il dissipatore. E poi non so che cosa sono queste. Queste casse colorate, non ho capito se si possono aprire oppure no. Al di là c'è un tizio con un'arma. Con un'arma a proiettili. Madonna. Oh, porca va. Oh, ho ammazzato con la granata. Ale, vendetta. Porca di quella puttana. Ok, andiamo. Non mi interessa fare un punteggio particolarmente buono, perché insomma alla fine vi voglio solo far vedere un po' come funziona. Quello là, cazzo, deve morire. Deve morire quello là. Deve morire. Madonna, gli andassi dietro fino a casa. Ah, come li odio. Chi sta vincendo? Tra l'altro io non sto facendo nemmeno tanto schifo. Cioè c'è gente che fa più schifo di me in partita. Quindi mi immagino quanto cazzo facciano schifo pesantemente quelli là. Oh, questo samurai ha rotto anche i coglioni. Aia, aia. Scherzavo, scherzavo, ero ironico. Madonna come picchiano. Vabbè, allora. Samurai è forte però, Samurai si vede che è forte. Guarda, ammazza tutti uno dopo l'altro. Porca puttana, ce l'avessimo noi in squadra. Bastardo. Mi hanno forato. Mi hanno massacrato, mi hanno... Una granata, vai! L'ho tirata? No. No, non l'ho tirata. Samurai, tu sei un gran pezzo di merda, sei. Altro che samurai. Muori, vaffanculo. Ho preso qualcuno? No. Cos'era? Ho sentito... Posso fregarmi l'arma di samurai? Oh, vai, vai di granata. Via, 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 via. Fuga, fuga. Ho preso qualcuno? No, alle... Madonna come ti odio, samurai. Sei proprio una persona. Oh, fuga. Madonna. Cazzo, cazzo. Io devo riuscire a ammazzare qualcuno. Non esiste, cazzo, così schifo. Che cos'è? Allora, Lion, un po' di no. Oh, cazzo, lo stavo per ammazzare quello là. Aia. Samurai. Oh, ma che cazzo. Ma com'è che si rigenerano la vita sti qua? Che io non riesco mai. Mi stanno targettando, via. Io non capisco come fare. Madonna, fuga. Vado da qua, vado. È molto veloce come gioco. Vedete, si muore e si rinasce parecchio. Oh, alle, tu ammazza sacco di merda. Dammi la roba.
È bellissimo perché quando li ammazzi con con l'arma elettrica fanno tipo il verso di quando prendono la scossa nei cartoni animati. Oh no, mi ammazzano di nuovo. Ah, aia. Ah, come ti odio, madonna. Chi mi ha ammazzato? Queen. Pure Queen è un sacco di me. C'è sempre samurai in mezzo ai coglioni. Se non ti ammazza lui comunque si frega la roba. Dov'è? L'ha ammazzato. È morto. Aia. Distrazione, che vuol dire? Oh, la roba. Aia. Piano. Fuga, fuga. Vita, vita. Vai. Dove sta il bastardo? Eccolo là. Madonna, come non lo posso vedere. Morto. Ma hanno fregato la kill. Chi sta vincendo? I nemici, immagino. Sì, decisamente. Aia. Cazzo. Muori. Oh, l'ho ammazzato. Vabbè, l'ho ammazzato un altro. Però va bene qua. A me mi fa piacere lo stesso. Fuga, fuga. Vita, vita. Oh, non ho la testa. Ma non ho la testa. Oddio, che schifo. Batti, sì, vabbè, batti. Vabbè, diciamo che abbiamo perso. E infatti ci stanno i nemici che ci prendono per il culo. Comunque io vi volevo soltanto far vedere un pochino il gioco. Non mi interessa vincere o perdere. Ci sono tante altre modalità, ovviamente. Ad esempio quella che ho fatto prima, dove bisognava catturare dei punti di controllo. Ho fatto il livello 2. Il fatto di salire di livello ci permette di creare annulliamo qua. Ci permette di creare altre armi, vedete? Ora abbiamo uno slot extra per un'altra arma. Io per ora ho creato soltanto freccina e poi ho provato a creare il ruggito, che dovrebbe essere un lanciamissili, però non mi è venuto granché bene, quindi ci si penserà in seguito. Salendo di livello abbiamo sbloccato, credo, anche... No. In teoria dovremmo aver sbloccato altre tecnologie, quindi altri potenziamenti per l'arma. Infatti, ecco, vedete, possiamo acquistare ora la tecnologia Pyro, cioè al posto dei fulmini possiamo avere come proiettile del fuoco. Vediamo se c'è qualcos'altro di nuovo, forse un raffreddamento, non so se ce l'avevo pure prima però, E insomma, io non so se c'è altro da farvi vedere, ragazzi. Credo che sia tutto. Se il gioco vi è piaciuto, fatemelo sapere nei commenti. Se avete intenzione di comprarlo, fatemelo sapere anche questo nei commenti. Magari ci si organizza, si fanno dei gruppi di gioco su TeamSpeak. Vi auguro per ora comunque una buona giornata. Se la giornata di oggi dovesse essere finita, mentre guardavate questo video, guardate quello di domani. Lion out!